Quota il mercato rosso-nero, coinvolgiamo subito, se c'è già, come mi dicono dalla regia, Alessandro Iacoboni, che abbiamo il piacere di ritrovare via Skype. Alessandro, buonasera. È vestito? Buonasera a voi. Oh, che bello risentirti. Adesso tra poco ti rivediamo anche, se tutto va bene. Bisogna proprio. Ecco, è vestito? Bisogna è proprio, vestito. Sì. Tra l'altro, sei al mare? Sono a mare, sì, sono nel famoso Salento, il bellissimo Salento. Il bellissimo Salento, assolutamente, giustamente, tra l'altro hai anche delle belle donne dietro, vedo Marilyn Monroe, insomma, sei messo meglio di tutti noi sicuramente. Finte, certo. Purtroppo questo, guarda, purtroppo sono solo in due dimensioni. Sì. Allora, dai, raccontaci qualcosa, come l'hai visto il Milan di Montella, visto che è la prima volta che ci colleghiamo, come l'hai visto il Milan di Montella, ti è piaciuto? Ma direi che il risultato è la cosa... portare a casa in maniera positiva, con tanti interrogativi, tanti dubbi su quella che può essere poi lo sviluppo di un gioco che si è visto accennato in gran parte della partita, ma che ha visto anche un blackout nell'ultimo quarto d'ora preoccupante in un aspetto che era quello difensivo, che con Mihajlovic eravamo riusciti a cementificare. In questo momento diciamo che siamo un po' sbilanciati in avanti e, che dire, speriamo di risolvere i problemi in difesa. Sì, direi proprio di sì. Non so se Thomas Rolfi, che ha seguito la partita ovviamente per Milan News, la penso un po' come Alessandro. Che saluto. Alla fine, ciao. Vi salutate, giustamente vi conoscete. È un Milan più bello in avanti o più preoccupante dietro? Guarda, io per una volta voglio essere positivo e dico che sia un Milan più bello davanti che preoccupante dietro, nel senso che credo ci siano state anche diverse attenuanti, perché il Milan abbia avuto quel quarto d'ora finale in cui non ci ha capito più niente. Credo che molto abbia fatto anche la condizione fisica e anche il fatto che il Torino e Mihajlovic per particolare preparano da subito le squadre, e l'avevamo visto anche noi l'anno scorso. A livello fisico il Milan correva l'anno scorso e i problemi erano altri. Un punto in due partite. Chiaro, però vabbè, sì, dal punto vero. Di vista fisico il Milan mi sembra che ci sia sempre stato. E poi chiaramente io ho visto un buon Milan per 70 minuti, ho visto delle trame di gioco interessanti, ho visto terzini che sovrapponevano e non credo sia stato casuale, perché l'ho visto più di una volta. Sì, abbatte molto bene, tra l'altro. Ho visto un buon Milan che ovviamente non deve far pensare, quindi Milan arriverà sicuramente in Europa League o addirittura qualcosa di più, assolutamente no. Vediamo. Peccato però, che non avete Bolingbrock voi, che magari avrebbe parlato di scudetto dopo. No, anzi, al contrario, io ho apprezzato molto che Montella, che quindi in quel momento lì rappresentava la società, abbia parlato di obiettivo Europa League per il Milan. Finalmente, dopo anche l'anno scorso, continuavano a dire il Milan l'obiettivo è la Champions League, arrivare nelle prime tre, hanno parlato chiaramente, hanno detto l'obiettivo è l'Europa League. Poi chiaramente se arriverà qualcosa di più non però si attenzione via. Perché Lenia ci legge una notizia che commentiamo con Iacobone, che non è che lascia tanto tranquilli i tifosi del Milan, che è anche il nostro titolo del blocco. Esatto, dalla Gazzetta dello Sport abbiamo Romagnoli, muro del Milan, respinto l'assalto del Chelsea. In giornata arriverà la seconda proposta degli inglesi intorno ai 35 milioni per il difensore, ma Galliani alza le barricate. L'ex romanista è incendibile. Ci fidiamo questa volta, Jacobone, delle parole di Galliani, perché le ultime volte, sì, per carità, guarda, Silva... Ecco, io mi fido di Galliani come un nudista in un campo di cetrioli, per farti capire. Quindi io Galliani sto facendo un personale conto alla rovescia, affinché arrivi questo novembre, che lo veda chiudere la porta dietro di sé e lasciare magari andare con i nipoti o con la sua bella fidanzata in qualche isola deserta, possibilmente più lontano da Milanello possibile. Per il resto, se vendiamo Romagnoli, ragazzi, so che non fa impazzire tutti i tifosi milanisti, però noi abbiamo due ruote, una bucata e una no. Se le invertiamo il risultato non cambia. Sì, sì, ci può stare come metafora, dai. Ci sta, anche se però io dico, cioè più che altro contesterei le tempistiche io, qualora fosse venduto Romagnoli e le cifre fossero quelle che si leggono in questi giorni, ovvero 40-45 milioni di euro. Un po' come, appunto, come dicevamo prima dell'Inter, giusto probabilmente cambiare l'allenatore, ma le tempistiche sarebbero sbagliate. In questo caso, secondo me, in questa frazione di mercato mandare via Romagnoli è quello che diceva Andrea De Boni prima, che tra l'altro voleva salutare e fare una domanda ad Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao Andrea. Sì, la domanda è questa: stavi parlando di Galliani, abbiamo capito benissimo che non sei
un estimatore speri, no, come hai fatto? Che vada via il prima possibile. A Natale gli regala un cetriolo. Però se dovesse arrivare, se dovesse chiudersi il tutto con la nuova proprietà, chi potrebbe prendere il suo posto è Fassone, che, dire la verità, io nella dirigenza nero-azzurra ho visto, volevo sapere una tua opinione, perché è vero che va via Galliani, a me Fassone sinceramente come futuro del Milan non mi fa impazzire. Tra l'altro, Alessandro, se li giudicano per i capelli, come sembra, i dirigenti del Milan, hai forse un futuro anche tu, eh? Assolutamente, manderò un curriculum. Esatto, no, scherzi a parte. No, volevo rispondere ad Andrea. Io non penso che Fassone abbia fatto un cattivo lavoro dove è stato. Sull'Inter sicuramente tu ne sai di più di me, quindi non oso mettere voce in capitolo, però mi risulta anche che comunque in ogni caso i suoi collaboratori lo abbiano stimato e quando se ne è stato allontanato non abbiano preso questa notizia come buona, ecco. A Napoli e con la Juventus anche lì ha fatto un ottimo lavoro. Poi tra l'altro quello che deve fare è la D. Quello che il Milan necessita in questo momento è un DS, un direttore sportivo, qualcuno che sappia scegliere i giocatori, qualcuno che sappia fare scouting e sappia dare una forma a una squadra. C'è che Maiorino, forma non ha. Vedo Maiorino, ha ragione. Dopo aver preso per i fondelli Giuseppe Conboni, c'è Maiorino. Giustamente tira fuori. No, scusate, perché abbiamo la rara occasione di poter verificare una fonte direttamente, no? Giusto, Elenia? Perché sì, abbiamo dato la notizia su Milan News di cui c'è l'autore in studio. Abbiamo Romagnoli, Chelsea. Oltre Fininvest, anche la cordata cinese non sembra essere convinta della cessione in caso di offerta. Nella giornata di oggi potrebbe arrivare un'importante offerta dal Chelsea per l'Alessio Romagnoli, anche se per il momento non è ancora arrivata. Ecco, sì, l'ha scritta Thomas, lo possiamo dire, Rolfi, quindi... No, confermo che l'offerta in questo momento, quanto ci risulta, non sia ancora arrivata. Sarebbe dovuta arrivare nella giornata di oggi, non è ancora arrivata la proposta del Chelsea al rialzo e quindi... Per il momento non se ne parla. Anche perché si è visto la partita col Torino, dubito che dia 45 milioni a Romagnoli. Ha ragione. No, scusa, con i prezzi che girano in Premier. Scusate, ne ho offerti 58 per Koulibaly. Ecco, ha ragione. Sempre i prezzi che girano in Premier. Cartello numero 8, vediamo la possibile. Finora non è ancora arrivata, come ci diceva Thomas, offerta per Romagnoli. Almeno 40 milioni di euro, 3,5 al giocatore si parla. Poi attenzione, abbiamo messo Mario Pasalic, che era un po' la mina vagante, sembrava all'inizio potesse rientrare, poi in realtà è stato smentito, poi arriverà a pare questo, assolutamente questo sì, Pasalic domani dovrebbe essere a Milano, venerdì dovrebbe sostenere le visite mediche. Chi è? Facciamo un piccolo identikit per i tifosi del Milan? Allora, non viene da ridere perché sento già Gabriele che ride in sottofondo. Noi ti stiamo guardando. De Boni è tipo gufo sul trespolo. No, sto aspettando perché sto già per intervenire. Vediamo se lo dici tu. Allora, il problema di Pasalic sono le condizioni fisiche. Mettiamo subito le mani avanti, così De Boni. Che non gioca? Non gioca da febbraio, quindi sono sei. Vabbè, anche Caceres però. Da quando è tornato ad allenarsi Pasalic? 11 giorni, precisamente. Ah, okay, quindi è 6 mesi fermo. È informatissimo, okay. Rolfi. No, va bene, ha fatto un po' qua. Voglio sapere se Jacobone è esaltato. Adesso ti ridò la parola. Jacobone, sei esaltato da Pasalic? Nemmeno lo conosci. Guarda, io stavo guidando oggi, ho ricevuto un SMS con questa notizia che ho rigirato agli amministratori dei non evoluti, Davide e Pierluigi, che saluto, che l'hanno postato con 25 minuti d'anticipo rispetto a Sky, quindi esultiamo. Detto questo, dopo ho fatto Google, perché non lo conosco molto bene questo giocatore, e mi è uscito una sfilza di cartelle mediche, link a ospedali e via dicendo. Cioè, io quello che mi chiedo è: abbiamo preso Vangioni e ancora non so neanche che faccia abbia, è rotto lì in un angolo. Abbiamo preso la Padula e neanche parlarne. Le condizioni fisiche anche di Gomez non sono favolose. Però è arrivato il principito Sosa, scusami. No, quello che voglio dire al signor Galliani è che se vuole destinare 2 milioni a mia zia che ha lasciato il GIA, gli do la mia email e così risolviamo il problema. Sei sicuro che guarisce con 2 milioni? No, però ho interrotto Rossi che stava facendo un po' un profilo di... Sì, allora, lui è un centrocampista che può fare sia la mezzala che il regista di centrocampo, quindi potrebbe essere, quindi... Come corrispondere alla descrizione, abbiamo visto è stato detto anche che Punzecchi, sì, no, chiaramente. Quindi potrebbe fare quindi anche il vice Montolivo. Vabbè.
il profilo può essere no, ma è meglio che Montolivo faccia il vice di Pasalic. No, io sto riportando le parole, c'è Montolivo che fa il vice Montolivo, se poi ne prendi un altro. Allora, Jacopone è stato bravo fino adesso, se voi mi tirate in mezzo Montolivo esatto aspettiamo no comunque scherzi a parte, può essere un profilo interessante a parte le condizioni fisiche. Il problema è sempre il solito, la forma dell'operazione, perché pagare 1 milione di euro per un giocatore in prestito secco, quindi prestito oneroso, senza diritto di riscatto, solamente con un diritto di prelazione, che vuol dire tutto e niente, perché poi il prezzo lo può fare poi eventualmente il Chelsea. Sai che operazione mi ricorda, Thomas? Van Ginkel, precisamente Van Ginkel. Infatti anche in questo caso, in base alle presenze, può essere scontato il prezzo di 1 milione di euro. Vabbè, spero bene. Sì, grande operazione. Abbiamo parlato di Montolivo, è impossibile non coinvolgerti. Chi è? Vuoi salutare il tuo capitano? No, volevo solo sapere chi è Montolivo. Chi è Montolivo? Vabbè. Ah, ragazzi, finché ecco, guarda, ragazzi, la cinesi o no, Montella o no, il Milan cambierà veramente quando non avrà più la fascia da capitano Riccardo Montolivo in centrocampo al Milan. Allora lì sarà un cambio epocale, sarà il voltare pagina definitivo. Va bene, ci può stare. Ma posso chiederti a chi la daresti attualmente la fascia di capitano, curiosità mia? Ma emotivamente parlando a Donnarumma, emotivamente parlando, ma perché? Lo so che per l'età non dovrebbe aspettare, ma siccome l'abbiamo visto la nostra fascia passare da Abate ai vari di Siglio, a tutti i giocatori, a Bonera addirittura, quello che ha fatto lui, ovvero prendersi la squadra sulle spalle, salvare un risultato come ha fatto domenica, l'hanno fatto in pochi negli ultimi 5 anni, quindi gliela regalerei a lui. Però scusami, c'è un Antonelli, milanista e vabbè, lombardo, non proprio milanese perché è di Monza, non gliela daresti a lui? A chi? Vabbè, ho capito, però non ti va bene nessuno. Ah, perché neanche Antonelli, vabbè. De Sciglio no? No, dai, ragazzi, De Sciglio prima di tutto deve ancora dimostrare, perché da quando è tornato dalla nazionale è ritornato lo stesso ricercatore di Pokémon in certo campo che era prima. Quindi io voglio capire cosa succede a questa. Non capisco che ambiente ci sia, se c'è una discarica vicino a Milanello che ha dei fumi quando c'è lo scirocco, li rimbambisce tutti a Milanello. Non lo so. Però, ragazzi, questi sono giocatori che per adesso devono essere loro fortunati a essere al Milan, che si facciano le foto, che lo dicano ai nipoti, perché io spero veramente nei prossimi anni di vedere un altro tenore, ovvero quello che su YouTube vediamo noi milanisti per ricordarci cosa siamo. Ok, allora facciamo prima di lasciare Jacopone, sforiamo qualche secondo di pubblicità, lo chiedo scusa ai registi, cartella numero 10, la tabella mercato del Milan come prima, voto secco da parte di tutti i nostri ospiti partendo da Antonio Marino. Vediamo. Hai ragione, non c'è la Padula, Sosa, Gomez, Vangioni, Suso e Paletta sono arrivati, sono andati via Boateng, Alex, Mixes, Menez, Abbiati, Echarawi e Matri. Voto. Sei per l'impegno? Mamma mia, sei fin generoso. De Boni so che stronca, ecco. 4,5 dico al volo. Il mezzo punto in più è perché alla fine è riuscito a liberarsi di qualche giocatore di troppo. Sì, ma senza ricavare nulla. Sì, però almeno ha perso l'ingaggio. Il 4 perché? Perché doveva andare a rafforzare alcuni reparti, a scegliere alcuni giocatori, ha preso di tutto tranne per andarsi a rinforzare. Siamo fuorissimo, per favore, tutti veloci, Rolfi. 4,5 di stima. Vigani? Non so. Interessa. Vabbè, ho capito, ma se non sei a caso, non si occupa di calcio minore, ho capito, cioè. Interessa, 4. Cantella? È impossibile dare un voto per il contesto, per la situazione. Ok, dai, Jacopone, velocissimo, voto, poi ti salutiamo. 4,5. Va bene, grazie Alessandro, ti aspettiamo, grazie, tra poco torni dalle vacanze che ne fate troppe. Mi tocca. Sei in vacanza da una vita, quindi ti vogliamo qui in studio, un abbraccio e grazie come sempre. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Corriamo in pubblicità, torniamo tra poco a parlare.